Luigi De Magistris, una coalizione, in particolare Dema e De Magistris Singer. Io ho fatto della mia vita la trasparenza, mani pulite, non faccio più il magistrato perché sono stato trasparente e onesto nelle mie scelte istituzionali e non riesco a immaginare una vita istituzionale senza trasparenza. Ma ne abbiamo già fatti tanti, io penso soprattutto più che fare propaganda dire quello che si è fatto e quindi agire in continuità. La prima città d'Italia che ha aderito al protocollo anticorruzione all'epoca col Ministero dell'Interno, una città che ha creato il centro unico acquisti e gare per dare trasparenza alle procedure di appalto, l'estrazione a sorte delle commissioni di gara e l'eliminazione di qualsiasi tipo di commistione tra pubblico e privato nei rapporti e nella gestione della vita amministrativa, la lotta alla camorra dei colletti bianchi e quindi anche la tolleranza zero nei confronti dei dipendenti che sono stati presi con le mani nel sacco. Credo che debbano aderire tutti, lo trovo una ovvietà, perché ripeto è una contraddizione in termini, amministratore non trasparenza, quindi l'amministratore deve agire con trasparenza e si deve sottoporre a mio avviso al controllo degli elettori, al controllo dei cittadini, al controllo dell'opinione pubblica, al controllo dei mass media, poi altrimenti ti viene il dubbio che hai qualcosa da nascondere.